Questa è l'idea di un cortometraggio, certo, dedicato all'ambiente. Secondo me il titolo potrebbe essere "Per fare un albero ci vuole un gruppo". Potrebbe essere un'idea. Adesso lo vado a dire ai miei bambini. Ehi ragazzi, ho avuto una bella idea! Ilenia, ma cosa ti sta succedendo? Disastro, maestro. Perché? Dai, Ilenia, non ti abbattere, troveremo una soluzione. Dai, su, stai tranquilla, che ho rimedio a tutto questo. Ma io ero arrivato con una buona notizia. Perché Ilenia è così abbattuta? Scusate, Alice, sai Ma perché io voglio Ilenia? stare in questa scuola. Non ti arrabbiare. Alice, non ti devi arrabbiare così, troveremo una soluzione. Io non vi capisco, oggi siete proprio strani. Ehi, Christian, Michelle, Emma. Che succede, Non lo maestro? so, i vostri compagni oggi sono strani. Era arrivato con una buona notizia, ma sono Ma tutti in non sappiamo lacrime. niente noi. Io non sappiamo niente. Tutti stanno piangendo, ma non sappiamo il perché. Prova a chiedere a Prova a chiedere a Pietro. Pietro, Pietro! Sì, di là! A Pietro! vado a chiedere a Pietro. Pietro, mi hanno detto che forse tu sai perché sono tutti così tristi oggi. Dai, Pietro, alzati, vieni a giocare con noi. No, non voglio! Su, dai, Pietro, vieni a giocare con noi. No, non voglio, non vedete quello che sta succedendo? Questa è una situazione veramente particolare. Chiara, mai visto i tuoi compagni? Cattivo odore nell'aria? Sì, io so che cos'è, sono le macchine. Come possiamo vivere in queste condizioni se nessuno fa la propria Ma parte? io non ci capisco niente, Emma. Mi dici che cosa sta accadendo? Mi sto andando dalla parte sbagliata, è di là il disastro. Il disastro. Mi state cominciando a spaventare. Valerio, Giulia, ma che disastro? Di che cosa parlano i Lui vostri il compagni? disastro. La natura sta diventando tutta sporca e le persone buttano la plastica nel mare e nei boschi. Ormai gli animali mangiano tutta la plastica e possono morire. E noi non Infatti. sappiamo neanche chi è Ah stato. sì, ma io lo devo trovare assolutamente il colpevole. Erika, oggi mi sento proprio fiera di me. Ho buttato tante carte in giro. No! Perché mi dici questo no? Perché no? In che senso? Ma sono stata io a fare questo? Beh, allora ripulirò tutto quello che ho fatto, così la natura potrà fidarsi di me. Già, per fare un albero ci vuole veramente un gruppo.